Perché la Lunigiana è presente qui a questa manifestazione e quali sono i problemi a cui vanno incontro gli agricoltori e gli allevatori della Lunigiana? Vabbè, intanto un ringraziamento va a Coldiretti per questa manifestazione che mette all'attenzione del consumatore italiano i prodotti agricoli. Come Lunigiana non potevamo esserci, perché credo che lo spirito che noi abbiamo fatto come amministrazioni locali in questi 20 anni di valorizzazione dei prodotti tipici tradizionali, oggi la Lunigiana è conosciuta attraverso questi prodotti. Sono prodotti di nicchia ma che danno una grande potenzialità al territorio, sia dal punto di vista dell'agricoltura e quanto riguarda anche il del turismo, perché molti sono gli agriturismi che valorizzano i prodotti e con questo si crea quella indotto importante di quello che è l'economia locale della Lunigiana. E quindi però sappiamo anche che la Lunigiana in questo momento dal punto di vista dell'agricoltura ha delle difficoltà. Le difficoltà credo che in questo momento ce l'abbiano tutte. Oggi devo dire che all'agricoltura italiana viene valorizzata in più rispetto forse nel passato. Certamente all'attenzione dei consumatori bisogna spiegare alla gente cosa mangiano, quali prodotti, da quale terra arrivano e da quale nazione, perché non è possibile che anche oggi si parla di olio di qualità, olio italiano, e poi in realtà arrivano le olive dalla Tunisia o prodotte da altre nazioni. Questo che si inconcepibile per il consumatore. Il consumatore ha bisogno di capire da dove viene il prodotto, perché è solo così che si valorizza l'agricoltura locale, l'agricoltura di montagna, mi riferisco alla Lunigiana perché è l'agricoltura di montagna, e il ringraziamento va a quei tanti agricoltori, quei giovani che si vogliono addentrare in questo mondo anche con difficoltà, ma certamente quello è un'agricoltura eroica di montagna.